Per Peppa e la sua famiglia è la prima mattina di vacanza in Italia. Ah, le vacanze! Papà Pig si è alzato presto e di buon umore. Ho voglia di fare una bella passeggiatina. Buongiorno, signor Pig. A quanto pare ha trovato da solo la piscina. Questo è il signor Capra. È lui che si occupa della casa delle vacanze. Guardate, papà è caduto nell'acqua. Non è affatto divertente. Però un po' divertente è, papà. Hai ragione, un po' divertente è. Vi presento la mia figliola. Buongiorno, io sono Gabriella Capra. Beh, e io sono Peppa Pig. Di qualunque cosa abbiate bisogno, siamo qui. Ci piacerebbe visitare i dintorni. C'è un grazioso paese qui vicino. Beh, vi ci accompagno io. Va bene, mi asciugo e mi vesto in un baleno. Non ho l'aria del turista, vero? No, così sta benissimo. Allora, siete tutti pronti? Pronti, Papà Pig! Bene, allora si parte! Ecco il paese di Gabriella. Questo è il negozio di mia zia Capra. Mi piacerebbe spedire una cartolina. A chi la vuoi mandare? A un pesce rosso. A un pesce rosso? Forse andrebbe bene una cartolina con il mare. Sì! Alla piccola Goldie piace molto l'acqua. Guardate qua, bonghi, tappeti, perfino nani da giardino. Chi compra queste cianfrusaglie? I turisti, signore. Oh, buongiorno. Buongiorno a lei. Mamma Pig sta acquistando una valanga di roba. Ma mamma Pig, non abbiamo spazio in valigia per tutte queste cose. Non preoccuparti, papà. Vendono anche valigie in questo negozio. Questa è la pizzeria del paese. Ciao, come stai, Gabriella? Questo è mio zio, sa fare una pizza buonissima. Perché? Voi mangiate la pizza in Italia? Certo, la pizza è un cibo italiano. Oh, che bello, a me piace tanto la pizza. Mettiamo un bel po' di pomodori, dei pezzetti di mozzarella, poi infiliamo nel forno e... Dritta nella mia pancia. Prima però si deve cuocere, non credi? E va bene. Peppa, vogliamo scrivere la cartolina per la tua amica Goldie? Sì, Goldie mi manca tantissimo. Mia cara Goldie, vorrei che fossi qui. Ti mando tanti baci, Peppa. La puoi imbucare qui, la tua cartolina. Ciao, ciao, cartolina. Vola a casa più presto che puoi. Pizza, ecco qua una bella pizza. Evviva! Peppa adora la pizza. Tutti adorano la pizza. È piaciuta anche a te la pizza, Teddy? Sì, era veramente deliziosa. Super stratosferica, zio Capra. Lascerò sempre uno spazietto speciale per la sua pizza qui nel mio stomaco. Grazie tante! Ciao! Arrivederci! Oh no, Peppa ha lasciato Teddy sulla sedia della pizzeria. Che magnifica vacanza rilassante stiamo facendo. Cielo, ancora la polizia! Lascia che gli parli io. Buongiorno, agente. Non so cosa abbia fatto di male, ma prometto che non lo farò più. Signor Pig, l'orsacchiotto. Teddy! Grazie molte. Ho soltanto fatto il mio dovere, signora. Peppa e la sua famiglia sono tornati a casa. È ora di fare la nanna. Posso telefonare alla piccola Goldie, mamma? Va bene. Nonna e nonno Pig badano la piccola Goldie mentre Peppa è in vacanza. Staremo dando da mangiare a sufficienza alla piccola Goldie. Sì, pronto? Ciao, sono io, nonno. La mia Goldie come sta? Tranquilla, è in piena forma. Oggi le ho spedito una cartolina da qui. Vorrei sapere se è arrivata. Oh, oh, non ancora, ma sono più che sicuro che arriverà molto presto. Buonanotte, nonnino caro. Buonanotte a te, Peppa. Peppa e George si addormentano nella loro casa delle vacanze. Kylie Canguro. È una giornata di sole. La famiglia di Peppa riceve una visita dalla famiglia Canguro. Buongiorno. Buongiorno, signor Pig. Ci siamo conosciuti all'aeroporto, ricorda? Molto tempo fa. Ci avevate detto di passarvi a trovare. Ah, davvero? Sì. Nel frattempo alla famiglia si sono aggiunti Kylie e il piccolo Joy. Saluta, Kylie. Ciao, mi presento. Io sono Kylie Canguro. Io sono Peppa Pig. E
lui è George, il mio fratellino piccolo. Anche lui è il mio fratellino, Joy. Joy è nel marsupio di mamma canguro. Viene una gran sete quando si viaggia tanto. Volete bere qualcosa? Sì, grazie. Limonata, la mia passione. È deliziosa. Ecco, accomodatevi. Avete fame? Io ho sempre una gran fame. Niente paura, prepariamo il pranzo. Il signor canguro cucinerà il pranzo al barbecue. Gradite pannocchie arrosto? Miam! Dovremmo farlo anche a casa nostra, cara. Un momento. Questa è casa nostra. Avanti, Kylie. Andiamo a giocare sul prato, dai, vieni. Possiamo fare il mio gioco preferito. Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì, saltare mi piace tanto. Ma prima dobbiamo trovare una bella pozzanghera. Oh, ma qui intorno non ne vedo nessuna, purtroppo. Il terreno è troppo secco, non ci sono pozzanghere. Quanto vorrei che piovesse, Peppa. Speriamo che non piova. Noi amiamo la pioggia. Da noi non piove quasi mai. Beh, se vuoi che si metta a piovere dalle nostre parti, accendi un barbecue. Possiamo saltare lo stesso se vogliamo. George se la cava abbastanza bene a fare i salti, ma io sono molto più brava di lui. Guarda e impara. È così che si salta, visto? E adesso tocca a te, Kylie. Va bene. I canguri sanno saltare molto in alto. Brava! Arriva Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Ti presento la mia nuova amica, Kylie. Ah, ciao, Kylie. A cosa state giocando? Ci stiamo divertendo a saltare. I conigli sono i più bravi a saltare. Guardate qui. Tu salti molto bene, Rebecca, però la mia nuova amica Kylie è decisamente più brava di te. Coraggio! Falle vedere, Kylie! Non voglio mettermi in mostra. Fa quello che t'ho detto. Va bene. Quello sì che era un salto! Kylie canguro è la più brava a saltare. Ma ecco Pedro Pony. Buongiorno, ragazzi! Hey. Buongiorno, Pedro Pony! Ti presento la nostra ospite. Si chiama Kylie Canguro. È la mia nuova amica. Kylie è la più brava di tutti a fare i salti. Nessuno al mondo può arrivare più in alto di me quando faccio i salti con il mio pallone salterino. Fagli vedere, Kylie! Ma Pedro ha fatto un bellissimo salto! Ho detto salto! Va bene. Accipicchia! Kylie canguro è la più brava di tutti a saltare. Io so saltare più in alto, soltanto che ora sono un po' stanchino. Oh, ho sentito una goccia. Comincia a piovere. Che vi avevo detto prima? Se volete che piova, accendete un barbecue. È meglio entrare in casa, facciamo presto. Perché? È così bella la pioggia. Il signor canguro ha un grande ombrello che ripara tutti dalla pioggia. Le pannocchie sono pronte, chi ha fame? Io! A Peppa piacciono le pannocchie arrosto. A tutti piacciono le pannocchie arrosto. Bene, ha smesso di piovere. Quando piove diventa tutto più fresco e più verde. E più umido. E più fangoso! E adesso guarda come si salta nelle pozzanghere. Bello, deve essere divertente. Io sono la più brava a saltare, ma Peppa è decisamente la più brava a saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. La grande barriera corallina. Peppa è in vacanza in Australia, a casa di Kylie canguro. Lo sai, Kylie, io adoro stare qui a casa tua. Eh sì, io potrei restare qui per sempre. Mi fa molto piacere avervi tutti ospiti da noi, ma purtroppo oggi io devo andare a lavorare. Ah sì? Che lavoro fa, signora canguro? Io sono una biologa marina. Biologa marina? Io studio le creature del mare, come questi pesciolini qui dentro. Oh, c'è un piccolo acquario. Ma i pesci che studio io non vivono in un acquario, vivono nel mare. Anche i pesci del mare hanno degli archi sotto cui passare e un forziere col tesoro per giocare. Oh no, Peppa. Quelle cose si trovano solamente negli acquari che abbiamo in casa. Vi piacerebbe venire a vedere dove lavoro? Sì, tanto! Io ho visto il posto dove lavora il mio papà. C'era un telefono, un sacco di carta e pennarelli colorati. È un bellissimo ufficio.
Credo che troverai molto divertente anche il mio ufficio. Allora, questo è il mio ufficio, piccolini. Dov'è? Eccolo, Peppa, il mare. Io ho il più bello ufficio che esista al mondo. Ma come fa a lavorare nel mare? Con questo sottomarino. Wow! Volete fare un giro? Certo, magari. D'accordo, tutti a bordo. Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Quello si chiama corallo. Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature. Oh! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri. La chiamiamo la grande barriera corallina. Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo. Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa. Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo. Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo... Presto, tutto il corallo scomparirebbe. Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare. Guardate, che bei pesciolini! Sono pesci pagliaccio. Pesci pagliaccio? Beh, è vero, fanno ridere. Guardate laggiù! Una grande stella marina blu! E lì ce n'è una piccola rossa! E una verde con tante punte! Quello cos'è? Quella è una tartaruga! Oh. Buongiorno, signora tartaruga! Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate! Lì c'è un arco! Proprio come nel vostro acquario! Oh oh, hai ragione, Peppa. Qui è quasi come essere in un acquario. Manca solamente il forziere col tesoro. Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro. Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro. Hai visto, papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario. Oh, è vero. Quell'oro deve valere una fortuna. Dovrei essere in grado di tirarlo su. Ma lei ha detto che non bisogna mai portare via niente. Intendevo elementi naturali che appartengono a questo fondale. Proprio così. Queste monete d'oro non appartengono al mare, quindi dobbiamo rimuoverle. Verranno utilizzate per una giusta causa. Già, serviranno a finanziare molte altre ricerche marine. Evviva! Che bella giornata oggi in ufficio! Sì, abbiamo visto il corallo, i pesci e anche una tartaruga. È proprio una magnifica vacanza. Mi piacerebbe che non finisse mai. Ma prima o poi dovrete pur ripartire, no? Oh, non che non siate i benvenuti. Rimanete pure finché ne avete voglia. Grazie infinite, signora canguro. Questa vacanza è la più bella del mondo. Peppa sta trascorrendo una splendida vacanza con Kylie Canguro. A Londra! Peppa e i suoi compagni di scuola oggi sono in visita a Londra. Ascoltate, ci siamo! Questa è Londra! Accipicchia, quanta confusione! Ci sono così tante cose da vedere che non riesco a decidere da dove cominciare. Una mia amica, la regina, vive a Londra. Forse può darci un consiglio. Questo è il palazzo in cui vive la regina. Sì? Potrei parlare con la regina? Sono io la regina. Lei chi è? Sono la signorina Coniglio. Avevate detto che se fossi venuta a Londra avrei potuto fare un salto da voi. Ah, signorina Coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signora autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus ha due piani, ha i sedili anche sopra.
Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! Che rumore forte fa! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate! C'è una grande nave! Così andrà a sbattere contro il ponte! Oh. Il ponte si sta alzando! Oh. Il Tower Bridge si solleva per far passare le grandi navi. Bene, ora che l'imbarcazione è passata, possiamo proseguire il giro. Per favore, può abbassare il ponte? Mi dispiace, Vostra Maestà, ma c'è un'altra nave che sta arrivando. Adesso, francamente, è troppo! Non possiamo stare qui fermi tutto il giorno. Attenzione, tenetevi forte! Forza, forza! L'autobus è in bilico sul ponte. E adesso che cosa si fa? Resistete ancora un po'. Mi è venuta una grandissima idea. Spostatevi tutti verso la parte anteriore dell'autobus. La regina è un'ottima autista di autobus. La visita è di vostro gradimento finora? Certo! Questi autobus scoperti sono bellissimi. Perché gli autobus non sono tutti aperti come questo? Comincia a piovere. Ah, certo! Ecco perché gli autobus non sono tutti aperti come questo. Piccolini, presto, aprite gli ombrelli! È molto importante portare un ombrello quando si visita Londra. Prossima fermata, Trafalgar Square. Oh cielo, che peccato! Trafalgar Square è pieno di pozzanghere. Ma noi adoriamo le pozzanghere. Vostra Maestà, per favore, fate un salto. Sembra molto divertente. E qui c'è perfino qualcuno che ha le galosce. Urrà! La regina adora saltare nelle pozzanghere di Londra. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di Londra. Viaggio in treno! Peppa e la sua famiglia stanno facendo colazione. Oh! Che cosa succede, Papà Pig? Devo partire immediatamente per un lungo viaggio di lavoro. E possiamo venire anche noi? No, vado per lavoro, Peppa, e poi c'è molta, molta strada da fare in treno. Ciof ciof! Per favore, parti anche noi! Non sarà divertente! Ho del calcestruzzo da collaudare. Devo conoscere la densità relativa alla massa per poter calcolare i vuoti nell'aggregato. Anch'io voglio sapere queste cose. Tu che cosa ne dici, Mamma Pig? Io dico che sembra piacevole. Ma è a centinaia di chilometri da qui, perfino in un altro paese. Per favore, Papà Pig! Va bene, partiremo tutti e quattro. Evviva! Questa è la stazione dei treni. La signorina Coniglio è il macchinista. In carrozza! A tutto vapore! Stiamo quasi per arrivare, mammina. No, Peppa. È un viaggio molto lungo. Devi fare la brava ed essere paziente. Perché non canti una canzone per distrarti? D'accordo. Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città, mai si fermerà. Io l'ho cantata la canzone, dovremmo essere quasi arrivati. Oh no, dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa. Pensa, arriveremo a destinazione soltanto domani mattina. Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa. Ma questa non è una camera da letto, papino. Guardate un po' qua. Dei letti magici! E qui è dove ci laveremo i denti. Evviva, c'è un bagno magico! E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti. E non è ancora tutto. Una tazza magica, bella! Mi domando a che serva questo pulsante. Oh!
magica. Desidera? Passaporti, prego. Oh, certo. Ah, così lei è signor Pig, quel signor Pig. È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo. Esatto. Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese. Ma chiedo scusa, la sto disturbando. Buonanotte. Buonanotte. È ora di dormire. Buonanotte, Peppa e George. Notte, notte, tesorini miei. Notte, notte. Peppa e George dormono al caldo nelle loro cuccette sul treno. Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città, pa 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 pa. Tutù! È mattina. È il momento di fare colazione sul treno. Bene alzati? Signorina Coniglio, lei non dovrebbe essere alla guida del treno. Si figuri! Il treno viaggia sui binari, non possiamo perderci. Preferisce del caffè oppure del succo d'arancia? Li vorrei entrambi, per favore. No! O il caffè o il succo d'arancia, non può averli tutti e due. Io non credo che dovremmo applicare così rigidamente regole con famoso signor Pig. Caffè e succo d'arancia! La ringrazio. Chiedo scusa. Io sono Sua Maestà Re Alfonso. Desidererei anch'io avere del caffè e del succo d'arancia. No, non si può, mi dispiace. Peppa e la sua famiglia sono arrivati alla fine del loro lungo viaggio in treno. È un grande onore averla qui da noi in visita, signor Pig. La ringrazio. Ed ecco qui il calcestruzzo che lei dovrà collaudare, grazie. È ottimo, direi. Evviva! Mi auguro vivamente che il viaggio in treno non sia stato troppo lungo e stancante, signora Pig. No, è stato gradevole. Papino, cosa facciamo ora? Beh, il mio lavoro è finito. Quindi riprendiamo il treno per tornare a casa. Oh, che bello! Così possiamo dormire sul treno un'altra volta. Peppa adora i lunghi viaggi in treno. Tutti adorano i lunghi viaggi in treno. Campioni di surf! Peppa è in vacanza a casa di Kylie Canguro. Che cosa credi che faremo di bello oggi, Kylie? Andiamo in spiaggia! Hip hip hurra! Io adoro andare in spiaggia! Tutti pronti a partire? Sì! Allora andiamo! Questa è la spiaggia. Ci picchia, guarda che mare limpido e quante belle onde! Già, ma dovete indossare i salvagente! Ora siamo pronte per andare in surf! Siete prontissime! Questo che cos'è? È una tavola da surf! E cosa ci si fa? A che serve? Ti ci sdrai sopra, così le onde ti spingono! Davvero? Corri, Peppa, ti insegno io! È facile stare a galla perché la tavola è super galleggiante! La parte più divertente è prendere le onde. Pronti? Ai posti? Adesso, Peppa! Kylie viene trasportata dall'onda. Così! Non perdere la prossima onda, Peppa! Pronti? Ai posti? Via! Non è divertentissimo? Sì! Fare surf è la cosa che mi piace di più al mondo. È proprio vero. Fare surf è la cosa più bella del mondo. Pronti? Ai posti? Via! Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy?
Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie, a me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. E perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Che peccato, signor Pig. A quanto pare ha perso l'occasione di surfare. Oh, ma che disdetta. Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George. Ecco, vengo io con te, George. Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va. George adora sedersi sul pancione di Papà Pig. Guardate quell'onda che sta arrivando. Caspita, è decisamente grossa. Papino, sta arrivando un'onda gigantesca. Cosa dicono? L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George. E là! George utilizza Papà Pig come tavola da surf. Ci picchia, George! Ha un perfetto equilibrio! Evviva! Tu hai il surf nel sangue, George! Forse potresti insegnarmi qualche trucco! George è il più bravo di tutti! Io adoro fare surf, mammina! Già, stiamo trascorrendo una fantastica vacanza! Allora, quali progetti avete per domani? Pensate di restare un altro giorno? Io potrei anche restare qui per sempre. Beh, sa, veramente io dovrei andare a lavorare domani. Ma potrebbero venire anche loro. Beh, d'accordo. Sì, penso che si possa fare. Peppa sta trascorrendo una splendida vacanza con Kylie Canguro. Viaggio sulla luna. È una bellissima giornata. Peppa gioca a palla. George e il suo amico Edmond Elefante giocano con le loro astronavi giocattolo. Una! George e Edmond fanno finta che la palla sia la luna. No, stavo giocando io con la palla. Poi... la navicella di Edmond è atterrata sulla testa di Peppa. Ma che gioco divertente! State andando sulla luna? È solo un noiosissimo missile spaziale per maschietti, Papino! Non funziona in realtà! Ma lo spazio è reale, Peppa, ed esistono dei veri missili che possono uscire dall'orbita terrestre. Ho sentito dire che al museo c'è una bella mostra sulla luna. Ci vogliamo andare, ragazzi? Sì! Come? Avete deciso di portarci sulla luna? No, piccola mia, non vi possiamo portare sulla luna. Però vi portiamo al museo. Ecco il museo. Buongiorno, signori. Bravi, siete venuti a vedere la luna? Sì, signora Coniglio. 5 biglietti, per favore. Ecco a voi. Prego, vi auguro un favoloso viaggio sulla luna. Che cosa? Ma allora ci stiamo andando veramente sulla luna? Ma no, Peppa, sarà soltanto per finta. Venite con me, stiamo per andare sulla luna. Il signor Coniglio farà da guida. Preparatevi al grande lancio. Ma noi ci stiamo andando per finta, vero? Proprio così, Peppa, ci stiamo andando per finta. 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Noi viviamo su un pianeta. Qualcuno sa dirmi come si chiama? La Terra. Proprio così, bravo. Sono discretamente esperto di faccende spaziali. Ci sono altri 7 pianeti che girano intorno al nostro Sole. Qualcuno di voi sa dire come si chiamano? Mercurio. Oh, molto bravo, Edmond. Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Edmond sa tutto dello spazio. Sono un elefante saputello. Qualcuno sa di cosa sono fatti tutti questi pianeti? Sì, io, sono fatti di cartone. Questi modelli sono fatti di cartone, ma i pianeti veri invece sono fatti di roccia, di ghiaccio e di gas. Però la luna è fatta di formaggio groviera. No, anche la luna è fatta di roccia e questa è una gita molto seria, quindi non voglio battute e men che meno risatine. Eccoci arrivati! Siamo sulla luna! Ma questa luna è finta, vero, signor Coniglio? È per gioco! Certo! Se ci trovassimo sulla luna vera, adesso potresti saltarmi sulla testa! Qualcuno mi sa dire perché potremmo saltare così in alto se fossimo sulla luna? Per la gravità!
Oh, proprio così, Edmund. La gravità è la forza che ci fa stare con i piedi per terra ed è più debole sulla Luna. Così saltiamo più in alto. Oh! Possiamo farvi provare l'emozione di saltare sulla Luna con un piccolo aiuto della scienza. Sono incuriosito, signor Coniglio. Quale sistema usate? Delle grandi imbragature elastiche. Tutti hanno indossato le imbragature antigravitazionali del signor Coniglio. Rimbalzare su una finta luna è divertentissimo. Prego, dite, la luna sorride! La luna sorride! E qui finisce il viaggio sulla luna. Prego, l'uscita è da questa parte. Ma ci sono degli alberi sulla luna? No. E ci sono delle macchine sulla luna? No. Non ci sono neanche negozi sulla luna? No, sarebbero inutili. Benvenuti alla Luna Boutique. Abbiamo mappe lunari, libri sulla luna. Abbiamo anche delle foto di porcellini sulla luna con un elefante. Guardate, siamo noi che rimbalziamo sulla luna. E abbiamo anche la stecca lunare. In qualsiasi punto la spezzi, trovi un'immagine della luna. Oh. Che cosa ne direste di un bel groviera di luna? Sì, ma quanto costa, signore Coniglio? 5 euro, la ringrazio. Come? 5 euro? Sì, ma sono per un'ottima causa. Ora sì che mi piace la luna, perché ho imparato tante cose belle e interessanti. E anche molto gustose. Vacanza in campeggio. Peppa e la sua famiglia sono in vacanza col camper. Buongiorno, piccolini miei! Buongiorno, Papà Pig! Io adoro il campeggio! Visto che siamo in campagna, penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura. Ottima idea, Mamma Pig! Guardiamoci un bel programma sulla natura. Una delle meraviglie della natura, gli uccelli. Com'è affascinante! Zitto! Vuoi stare zitto, uccellino? Non riusciamo a sentire la televisione! No, Papà Pig! È una cosa assolutamente sbagliata! Non si può campeggiare e guardare la televisione! Questo si può fare a casa! Sì, hai ragione tu, Mamma Pig! Ci sono tanti posti divertenti da visitare! Questo è il mondo degli alberi! Cos'è il mondo degli alberi? Il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi! Non mi sembra tanto divertente! Oppure c'è la città delle patate! Che cos'è la città delle patate? Si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate! Sembra molto interessante! O c'è il paese delle anatre! Cos'è il paese delle anatre? È un fiume immenso tutto pieno di anatre! Paese delle anatre! Andiamo al paese delle anatre! Peppa e George adorano le anatre! Come si fa ad andare al paese delle anatre? Sarà il camper a guidarci! Dove volete andare oggi? Paese delle anatre, per favore! Procedere sempre dritto lungo la strada! Andiamo dalle anatre con un camper giallo! Benvenuti nel paese delle anatre! Buongiorno! Quanti biglietti, prego? 2 adulti e 2 piccolini! Divertitevi con le anatre! Ma dove sono le anatre? Forse sono andate in vacanza. Forza, cominciamo a preparare il picnic. Le anatre si fanno sempre vedere quando... Quando noi facciamo i picnic. Peppa e George adorano i picnic. Guardate, arrivano le anatre! Fermo, papà! Ci serve del pane per darlo alle anatre. Oh! E va bene. Salve, signora anatra. Arrivano altre anatre. Ci sono tutti i loro fratelli e le loro sorelle. Ne arrivano altre ancora. Questi sono il nonno e la nonna anatra. Ed ecco che arrivano tutti gli zii e le zie. Oh, oh, oh. E così è finito il nostro picnic. Anatre, avanti, dite grazie a Papà Pig. Oh, oh, oh. Prego, è stato un piacere. Mi piace il paese delle anatre. È ora di tornare a casa. E quale sarà la strada più breve per tornare a casa? Proseguire dritto e entrare nel fiume. Oh, ne è sicura? Sì, entrare nel fiume. Ma noi non possiamo entrare nel fiume. È vero, è completamente insensato. Premere il pulsante blu, prego.
camper sta navigando sul fiume. Che bello, il camper si è trasformato in una barchetta. Chi avrebbe immaginato una cosa simile? Benvenuti sulla macchina del futuro. Guardate, su quella barca ci sono Nonno Cane e il suo nipotino Danny. Vento in poppa, Papà Pig. Vento in poppa a lei. Navighiamo sul fiume con un camper giallo. Salire sulla prossima collina. Avete raggiunto la vostra destinazione. Eccoci a casa. Grazie per la bellissima vacanza, signora voce del camper. Prego, è stato un piacere. È stato molto bello andare in vacanza, ma è ancora più bello ritornare nella nostra cara casetta. Buonanotte, piccolini miei. Buonanotte. La gara automobilistica. Sulla casa di Nonna e Nonno Pig splende il sole. Peppa, George, Papà Pig e Nonno Pig stanno guardando una corsa automobilistica in TV. La forza, macchina numero 2! C'è un testa a testa in prossimità del traguardo! Ma quanto baccano! È entusiasmante! La macchina numero 2! Così va meglio! La corsa stava quasi per finire! Riaccendi la televisione! Perbacco! È stato un finale molto emozionante! Che fortuna avervi assistito, telespettatori! Visto? È finita! È una giornata splendida! Dovreste andare tutti fuori a giocare! Sì, va bene, Nonna Pig. Allora, a che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine. Ho un'idea! Costruiamo una macchina da corsa per George! Ma tu la sai costruire una macchina da corsa, papino caro? No! Ma Nonno Pig ne è capace! Cosa? Va bene! Costruirò una macchina da corsa per George! Questo è il capanno degli attrezzi dove Nonno Pig costruisce le cose. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, una vecchia carrozzina! No! George non è più un neonato, è cresciuto! Ci servono soltanto le ruote della carrozzina, Peppa! Oh! Questo può fare da cofano. E questo può essere il sedile. Qual è il tuo numero preferito, George? Il numero preferito di George è 2. Oh, oh, questa sarà una macchina da corsa super veloce. Evviva! Però non deve andare troppo veloce, nonnino caro. Perché George è ancora piccolo. Non ti preoccupare, Peppa. Questa sarà una macchina a pedali, non una macchina a motore. Ah! Poi montiamo il volante. E adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco. Ecco a voi la macchina da corsa di George. Arrivano Danny Cane, Zoe Zebra e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici. Guardate la nuova macchina da corsa di George. Che bella! Ti sfido a gareggiare. Anche io. Ma voglio gareggiare anch'io. Dov'è la tua macchina da corsa, Peppa? Io non ce l'ho una macchina da corsa. Non te la prendere, Peppa. Tu puoi essere il capo dei meccanici. E che cosa devo fare? Aggiustare la macchina di George se si rompe qualche cosa. Ah, ho capito! Allora spero che si rompano tante cose. Bene, che inizi la gara. Farete 3 giri intorno al giardino. Siete pronti? Ai posti, via! Sono partiti. Continua così, George. Alla fine del primo giro, George è in testa. Allora, cos'è questa confusione? Stavo cercando di guardare la TV. Stiamo facendo una corsa automobilistica. Siamo alla fine del secondo giro e George è ancora in testa. Oh no, si è staccata una ruota dalla macchina di George. Presto, il capo dei meccanici. Eccomi, sono qui. Cosa dobbiamo fare? Rimettere la ruota al suo posto. Ricevuto, capo dei meccanici. Brum, brum, brum. Fatto. Oh no! Adesso George è all'ultimo posto! Pedala più in fretta, George! Forza, George! Vai,
così, George! Brum, brum, brum. George è il vincitore! Evviva! Bravo! Complimenti, George! Tu sei il miglior corridore automobilistico del mondo! Inoltre hai anche il miglior capo dei meccanici di tutto il mondo! Certo! E sono io! La barchetta! Peppa e la sua famiglia vanno a fare un picnic. A me piacciono tanto i picnic! Anche a me! L'area picnic è lì, sull'altra sponda del fiume. E come ci andiamo sull'altra sponda, mamma? Prenderemo una barchetta. La chiamiamo suonando questa campana. Ecco, arrivo! È nonno Coniglio con la sua barca a remi. Siete qui per attraversare il fiume? Sì, grazie. No, fermo! Non c'è più posto per lei, Papà Pig. Oh! Ciao, a dopo, papino! Non si preoccupi! Li lascio e torno subito indietro a prenderla. Aspetto! Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai. Se un grosso lupo apparirà, grida forte, ah! Ecco l'area picnic! Scendere dalla barca! Molte grazie, nonno Coniglio! Papà Pig sta ancora aspettando di attraversare il fiume. Buongiorno, signor Pig. Ecco la famiglia Lupo. Come mai da queste parti? Siamo venuti per un picnic. Volete unirvi a noi? Sì, ci piacerebbe, signor Pig. Ah, vedo altri passeggeri. Prima le donne e i piccoli, prego. No, fermi! Siamo al completo, signori. Oh! Li porto dall'altra parte e torno subito. Ciao, a dopo. Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai. Se un grosso lupo apparirà, grida forte, ah! Ciao, Peppa. Ciao, ciao, Wendy. Facciamo il picnic con voi. Che bello. Ma non vedo Papà Pig. È dall'altra parte. Col signor Lupo. Comincio ad avere un certo appetito. Niente paura, c'è cibo in abbondanza. Tutti a bordo! No, fermo, signor Lupo. Non c'è posto per lei, mi dispiace. Oh, peccato. Mi è venuta un'idea. Lei aspetti qui, nonno Coniglio. Noi andiamo dall'altra parte. Perfetto! Ho bisogno di un po' di riposo. Il signor Lupo e il signor Pig attraversano insieme il fiume. Io sono sempre più affamato. Evviva! Siamo arrivati! Finalmente, papino! Dove hai messo il cestino? Oh. Nonno Coniglio sta aspettando con il cestino. Ho dimenticato il cestino! Niente cibo, niente picnic, Papà Pig! Ha proprio ragione! E io che cosa faccio, nonno Coniglio? Mi dispiace, non c'è posto, Papà Pig. Torno subito a riprenderla. Ecco la signora Papera e le sue amiche. Buongiorno, signora Papera. Se siete venute per fare un picnic, dovrete aspettare la barchetta come me. O potete attraversare a nuoto, come state facendo. È arrivato il cesto del picnic, signore e signori. Evviva! Sono arrivate le papere! Le papere arrivano sempre quando andiamo a fare un picnic! Gradirebbe un po' di formaggio, nonno Coniglio? Beh, veramente dovrei tornare indietro, tuttavia io adoro questo tipo di formaggio! Io adoro la gelatina! Io adoro i panini! Fagole! Si sono dimenticati di me! Un po' di torta per voi, signore Papere. Il dolce è la cosa che preferite? Sapete, anche il mio papà preferisce il dolce. Oh, a proposito, dov'è papà? Abbiamo dimenticato papà. Eccomi! Sono tornato per portarla al picnic. Evviva! Papà Pig! Oh, scusa, ci siamo dimenticati di te. Ma io ti ho messo da parte un po' di gelatina. E io un pezzo di panino. E George ti ha messo da parte una bella fragola. Siete stati molto gentili. È rimasta anche un po' di torta? No, l'abbiamo data alle papere. Però guarda, la signora Papera ti ha messo da parte un verme. La ringrazio, signora Papera. Il parco dei dinosauri.
Oggi è il compleanno di Freddy Volpe e c'è in programma una gita molto avventurosa. Dove andiamo a festeggiare il tuo compleanno, Freddy? Non lo so nemmeno io, ma non vedo l'ora di arrivare, Peppa. Eccoci giunti! Nonna Coniglia vi dà il benvenuto nel suo parco dei dinosauri! Oh! Dinosauro! George adora i dinosauri. Una domanda, i dinosauri di questo parco sono veri? No, sono soltanto delle riproduzioni. Meno male. I dinosauri veri si sono estinti sulla Terra 65 milioni di anni fa. Edmond sa molte cose sui dinosauri, è un sapientino. Ma noi abbiamo dei dinosauri ancora più belli di quelli veri. Abbiamo dei magnifici dinosauri canterini. Siamo dinosauri, sauri, sauri. Siamo dinosauri, cantiamo tutto il dì. Non sono tanto grandi. Beh sì, sono un po' piccolini per essere dei dinosauri. Oh sì, beh a dire il vero ne abbiamo anche uno grosso. Un vero e proprio gigante. Vi andrebbe di incontrarlo? Sì, grazie! Queste sono le sue orme, venite! Dobbiamo solamente seguirle. Oh! Queste orme sembrano proprio vere. Nonno Coniglio, siamo sicuri che non ci siano dinosauri vivi in questo parco? Abbastanza sicuri, Peppa Pig. Saltate sui massi, come me! Attraversiamo il ponte. Entriamo nella caverna. Quelle impronte si interrompono. Guardate, c'è una lunghissima scalinata verde. È un enorme scivolo, lanciamoci! Whee! 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 Wow! Accipicchia! Lo scivolo è un enorme dinosauro! Sì, è un giga enorme, mastodontesco dino scivolosauro! Ammirate! Questo sì che è un dinosauro con i fiocchi! Si tratta di un brontosauro! Veramente, il nome scientifico corretto è apatosauro! Tu sei un vero e proprio sapientino, dico bene? Sì! Coraggio, miei piccoli esploratori! Siete pronti per le prossime fantastiche avventure? Pronti, Nonno Coniglio! Ora dovete trovare un uovo. Come un uovo? Le uova sono troppo piccole, è difficile. Potrebbero essere da qualsiasi parte. Ci penso io, amici miei. Noi volpi siamo bravissimi a fiutare le uova nascoste. Freddy Volpe ha un ottimo olfatto. Accipicchia! Che uovo grande! È enorme, bello! Come mai è tanto grande, Nonno Coniglio? Perché è un uovo di dinosauro! Ma allora è vero! No, ma è molto più bello di un uovo vero! È un uovo finto! Guardate qua! Dentro l'uovo era nascosta una torta! Ma quella bella torta non è finta, vero, Nonno Coniglio? No, tranquilli, la torta è verissima ed è soprattutto buonissima. Chi ne vuole un po'? Io! Prima il festeggiato. Vieni qui, Freddy Volpe. Buon compleanno, Freddy Volpe! È ora di cantare e ballare, che ne dite? Dovete imitare tutte le mie mosse. Sauro Dance, salta e balla insieme a me. Sauro Dance, salta e balla insieme a me. Hop, hop, hop. Ha, ha, ha. Tutti insieme qui a ballare Sauro Dance. Grazie, questo è il più bel compleanno di tutta la mia vita. Recupero chiavi. Peppa ha passato una splendida giornata in montagna con la sua famiglia. È ora di rientrare. Torniamo alla macchina. Grazie per aver visitato il belvedere montano panoramico. E tornate presto! Chiavi! Chiavi! No, George. Non puoi giocare con le chiavi della macchina, tesoro. Potresti perderle. Ma allora perché tu continui a giocarci, papino? Perché sono un adulto. Non rischio di perderle, cara. Oh, no!
Papa Pig ha fatto cadere le chiavi della macchina nel tombino. Oh. Bene, torniamo a casa. Potrebbe esserci un problemino. Perché? Perché Papa Pig ha fatto cadere le chiavi in quel tombino. Oh no, Papa Pig! Non ti preoccupare, tirerò fuori le chiavi dal tombino con questo legnetto. Evviva! Deve essere più profondo del previsto, non credo di arrivarci. Il legnetto non è abbastanza lungo per raggiungere le chiavi. Quello che ci serve è una canna da pesca. Così potremo agganciare le chiavi con l'amo. Forse la signorina Coniglio vende canne da pesca. Vendete canne da pesca? Sì, e di ottima qualità. Anche se non so perché. In alta montagna i pesci non ci sono mica. Noi non pescheremo pesci, pescheremo chiavi. Il mio papà ha fatto cadere le chiavi della macchina nel tombino poco fa. Non riuscirete mai a recuperarle. Quel tombino è profondissimo, cara Peppa. A che cosa servono i tombini? A incanalare la pioggia e a farla arrivare al mare. La lenza non è abbastanza lunga. Non raggiunge le chiavi. Oh, povero me! Ma quanto sarà profondo questo tombino? Beh, se vogliamo scoprirlo, lasciamo cadere un sasso. Ottima idea, signorina Coniglio. Conteremo i secondi che impiega il sasso a raggiungere il fondo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Però è profondissimo. Che vi dicevo? E adesso che cosa facciamo? Arrivano il signor Toro e i suoi amici. La cavatrice, la gru! A George piacciono molto le scavatrici e le gru. Buona giornata, signori! Buongiorno, signor Toro! E benvenuto al Belvedere Montano Panoramico. Siete venuti a lavorare quassù? No, è il nostro giorno libero. E siamo venuti in gita al Belvedere Montano Panoramico. C'è una splendida vista, capo. Sì, è molto bella. Signor Toro, potrebbe prestarci la gru per qualche minuto? A cosa vi serve? Il mio papà ha fatto cadere le chiavi dell'automobile in quel tombino. Non dite altro, le tirerò fuori in un batter d'occhio. Signor Rinoceronte, prepari la gru per favore. Fate largo! Cali il gancio! Meno male che il signor Toro è venuto a fare una gita in montagna. Sì, potremo finalmente riavere le nostre chiavi. Io giudico così non può andare, capo. Il signor Toro è il capo. È riuscito ad agganciare le chiavi? No. La catena non è lunga abbastanza. E ora che facciamo? Facile. Scaviamo una buca immensa. Evviva! Il signor Toro scava una buca nel Belvedere. Stop! Cosa è successo? Siamo venuti a vedere il panorama. C'è uno scavo in corso adesso, ma finirà presto. Il mio papà ha fatto cadere le chiavi dell'auto in un tombino. Oh! Fermo! Fermo! Ecco le chiavi della macchina! Le abbiamo recuperate, sì! Evviva! Ecco le sue chiavi. Grazie di cuore, signor Toro. Si figuri, è stato un piacere. Ma che fine ha fatto il Belvedere? Al posto del Belvedere c'è una grande buca. È diventato una grotta! Benvenuti al Belvedere Montano della Grande Grotta! E tutto per merito del mio paparino! E del signor Toro! Sì! Sono molto bravo a scavare buche! Il signor Toro si diverte a scavare buche! Tutti si divertono a scavare buche! Veterinaria volante. Peppa ha portato la piccola Goldie dalla veterinaria per una visita di controllo. Complimenti, questo pesciolino è allegro e in salute. Bravi! Grazie di tutto, dottoressa Criceto. Sì, pronto? Dottoressa Criceto, sono il signor Elefante. Il signor Elefante sta facendo una passeggiata in montagna con la sua famiglia. Abbiamo trovato una lucertola malata. Papà, è un lacertide. Edmond sa tutto sulle lucertole, è un sapientino. D'accordo, vi raggiungo subito. Possiamo venire anche noi? Ma certo, andiamo. Che bello, prendiamo l'ambulanza, dottoressa. No, è troppo lontano per andarci in macchina. Dobbiamo prendere il mio aeroplano. Aeroplano! A George piacciono gli aeroplani. Tutti a bordo! Su, si vola!
Non sapevo che avesse un aeroplano privato, dottoressa Criceto. Oh, certo! Io sono la veterinaria volante! Meno male! Sta arrivando la dottoressa Criceto! Fate largo! Veterinaria in arrivo! Dov'è la lucertola bisognosa di cure? Eccola, è qui! Oh, povera bestiolina! Che malattia avrà quella lucertolina? È zampe all'aria! Proviamo a rovesciarla. Fatto! La dottoressa ha guarito la lucertola. Evviva! Oh, un'altra chiamata d'emergenza. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Nonno Pig. Nonno Pig sta navigando sulla sua barca. Il pappagallo Polly non si sente affatto bene. Ah, affatto bene. Sarò lì in un battibaleno. Guarda là, Polly. Sta arrivando la veterinaria. Ma non possiamo atterrare sull'acqua. Questo è un aereo anfibio, Peppa. Con questo possiamo anche ammarare. Bello! Buongiorno. Peppa! George! Buongiorno, nonnino. Siamo venuti qui per curare il pappagallo Polly. Da quanto tempo sta male questa bestiolina? Da quando abbiamo iniziato la gita in barca. Allora so qual è il suo problema. Soffre di mal di mare. Oh. Portate Polly sulla terraferma il più presto possibile. Laggiù c'è un'isoletta. Vola, vola, su. Va meglio, Polly? Ah, va meglio, Polly? Evviva! I malanni di Polly sono passati. Oh, un'altra chiamata d'emergenza. Pronto? Pronto, sono Papà Pig. Papà Pig è nel suo ufficio. Ci sono degli anatroccoli che sono bloccati sul tetto. Sarò lì in un battibaleno. Dottoressa, meno male che è arrivata. Fate largo alla veterinaria volante. La signora anatra ha deposto le uova sul nostro tetto. E adesso sono nati dei bellissimi anatroccoli. Qualcuno di voi sa fare il verso dell'anatra? Io lo so fare molto bene, dottoressa Criceto. Allora, fai il verso dell'anatra e vedrai che gli anatroccoli ti verranno incontro. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. E ora guidali allo stagno delle anatre, per favore. Va bene, io sono mamma anatra. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. Gli anatroccoli sono tornati dalla mamma e il papà. Sì, è tutto per merito mio. Sì, pronto? È un'altra telefonata di emergenza, dottoressa. Quasi, è il signor Criceto che mi cerca. Sono in ritardo per il tè. Ciao. Arrivederci, dottoressa Criceto. Grazie di tutto. Di nulla, arrivederci. Una giornata molto intensa per la veterinaria volante. La ragnatela. Papà Pig è al lavoro nel suo studio. Papà Pig, non so come fai a lavorare con tutto questo disordine. A me non sembra così disordinato. Ci sono ragnatele in ogni angolino. Io vado matto per le ragnatele. Danno alla stanza molta personalità. Le ragnatele sono fatte dai ragni e a me i ragni non piacciono nemmeno un po'. A me sì, i ragni vanno a caccia di mosche e le mosche sono orribili. Beh, l'importante è che non mi capiti davanti una di quelle bestiacce. Che bel ragnetto! Buona giornata, signor Zampesecche! Dove ti sei nascosto? Trovatelo e portatelo fuori immediatamente! Tutti cercano il signor Zampesecche. Il signor Zampesecche non è nel cassetto dei documenti. Oh! Il signor Zampesecche non è sotto la sedia. Oh! Il signor Zampesecche non è sul tavolo. Oh! Mi chiedo dove si sia andato a nascondere il signor Zampesecche. Ah! Oh, oh, oh! Credo proprio che l'abbia trovato di là mamma Pig. Non avere paura, mammina! Via! Portatelo via! Va bene, porteremo il signor Ragnetto Zampesecche in giardino. E ora il signor Zampesecche ha tutto il giardino a sua disposizione. Ciao, ciao, signor Zampesecche! Comincia a piovere. Il signor Zampesecche vuole rientrare a casa.
Forse non gli piace la pioggia. Si sta arrampicando nella grondaia. Whisky, ragnetto, sale la grondaia. Sale la grondaia, sale, sale su. Cade la pioggia, bagna la grondaia. Whisky, ragnetto, svelto scende giù. Ho detto che non voglio il signor Zampe Secche in casa, Papa Pig. Accompagniamo il signor Zampe Secche in un punto più lontano del giardino. Ecco fatto! Questo è un bel alberello per viverci. Cosa sta facendo, papà? Si sta costruendo una ragnatela, Peppa. I ragni vivono sulle ragnatele e le usano per acchiappare le mosche. Sta lavorando sodo! Sì, è impegnativo costruire le ragnatele. Per questo non bisogna mai distruggerne una. Se lo fai, il povero ragno deve cominciare tutto da capo. Ho capito, papà! Ci rivediamo, signor Zampe Secche! È ora di dormire. Mi è piaciuto vedere il signor Zampe Secche che costruiva la sua ragnatela oggi. Sì, e domani ne costruirà un'altra. Davvero? Certo, il signor Zampe Secche costruisce una nuova ragnatela al giorno. E la prossima dove la costruirà, papà? Ah, questo non lo so. Lo scopriremo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte. È mattino. Papà Pig sta per andare al lavoro. Non voglio arrivare in ritardo. Quest'oggi ho una riunione importante in ufficio. Papà! Tu lavori sodo, non è vero? E come, Peppa? Ma non tanto quanto il signor Zampe Secche. Arrivederci a tutti! Ci vediamo stasera! Fermati, papino! Che succede? Non puoi prendere la tua macchina oggi! Per quale motivo? Guarda! Il signor Zampe Secche ha costruito una ragnatela che lega la macchina alla casa. Papà! Tu ci hai spiegato che non bisogna mai, per nessun motivo, rompere una ragnatela. Davvero? Sì, Papa Pig. E se sposti la macchina, la ragnatela andrà in pezzi. Sì, ma io come faccio ad andare al lavoro? Non ti preoccupare, papà. Io ti posso prestare la mia biciclettina, se vuoi. Ecco qua. Molte grazie, Peppa. Papa Pig va a lavorare con la biciclettina di Peppa. E buona pedalata, sii prudente. Grazie, Peppa! Ciao! Ciao! Papà Pig fatica molto. Ma il signor Zampe Secche fatica ancora di più. La strocchie! Peppa e i suoi amici sono a scuola. Attenzione! Oggi ci dedichiamo a cantare le filastrocche. Chi di voi ha una filastrocca preferita? Io! La mia filastrocca preferita è Maria aveva un agnellino. Oh, certo! Maria aveva un agnellino, un agnellino, un agnellino. Maria insieme al suo agnellino su un prato a passeggiare. E ovunque lei andar vorrà, andar vorrà, andar vorrà. E ovunque lei andar vorrà, con lei sempre sarà. Perché parla di un agnellino. È stata molto carina, Peppa. Ti ringrazio. Qualcuno di voi ha un'altra filastrocca preferita? A me piace la pastorella. E tu sapresti cantare la pastorella? Certo, e ora ve la faccio sentire. La pastorella un brutto dì, più non trovo i suoi agnellini. Questa invece non mi piace, perché parla degli agnellini che si perdono. È troppo triste. È vero. Qualcuno conosce una filastrocca che non parli di agnellini? Io! Avanti, Pedro! Agnellini che... Oh, scusate. Io ne conosco una su un gatto. Oh, meraviglioso, Candy! Vuoi farcela ascoltare? Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca la luna saltò. Il cane guardò e rise un po'. Cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo. Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi dibidi da,
Il topino sul pendolo va. Luna rintocca. Mettiamo qualcosa in bocca. Dibidi dibidi da. Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy. Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito male ho. Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare festa. Sei stato molto bravo, Pedro. L'ho inventata tutta da solo. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare. Ma dobbiamo andare fuori in giardino. Il severo general, la sua truppa fa marciar. Sul colle la fa andar su e giù senza farla riposar. E quando è su è su, e quando è giù è giù. E quando in mezzo se ne sta andare su ma neanche giù. È stato un ottimo esercizio. Madame Gazzella, e lei ce l'ha la sua filastrocca preferita? Ce l'ho e come, Pedro caro. Vi piacerebbe cantare tutti insieme a me? Sì, certo! Prendetevi per mano! Giro, giro tondo, giriamo per il mondo. Di qua o di là, poi a terra si cadrà. Peppa adora le filastrocche. Tutti adorano le filastrocche. Chiasso notturno! Peppa e la sua famiglia si fermano a dormire a casa della cugina Chloe. Ciao, cuginetti! Ciao! Immagino che siate molto stanchi dopo questo lungo viaggio. Sì, stasera vorremmo andare tutti a letto molto presto. Prima portiamo il piccolo Alexander a fare la nanna. Questa è la stanzetta da letto di Alexander. Gli piacciono così tanto i rumori. Lo aiutano a dormire. A noi piace vivere in una casa chiassosa. Siamo una famiglia molto rumorosa. Peppa, George, voi dormirete in camera mia questa notte. Oh, che bello! Per Peppa e George è emozionante dormire nella camera di Chloe. Buonanotte! 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 Notte, notte! Si sono tutti ritirati in camera da letto per dormire. Il piccolo Alexander si è svegliato. Anche Peppa e George si sono svegliati. Chloe, che cos'è questo rumore? Niente, il motore dell'aspirapolvere. Perché passate l'aspirapolvere di notte? Spero che il rumore non vi abbia disturbato. Cosa? Oh, no! Per fare addormentare Alexander, il rumore è la sola cosa che funziona. A lui piace il chiasso. E noi siamo una famiglia decisamente chiassosa. Sono tornati tutti a letto. Dormono. Ma il piccolo Alexander è ancora sveglio. Alexander, si addormenta solo se sente rumore. Non si potrebbe addormentare con un sistema un po' più silenzioso? Purtroppo il rumore è l'unico sistema che funziona. Quando George non dormiva di notte, lo mettevamo nella sua carrozzina e gli facevamo fare il giro della casa. E si addormentava senza alcun problema. Ma che cosa strana. Non facevate nessun rumore? Esatto. Quante volte giravamo intorno alla casa, Mamma Pig? 3, vero? 50, caro. Papà Pig porta il piccolo Alexander a fare un giretto. 50 giretti.
Bene. Il piccolo Alexander si è addormentato. Potreste farmi rientrare? Sì, ma prima spengo l'allarme. E adesso lo rimettiamo in funzione. Peppa, sei ancora in piedi? Non riesco a dormire, papino. È una notte troppo rumorosa. Va bene, Peppa. Ti riporto io a fare la nanna. Allora, in quale stanza ti hanno messo a dormire? Fermati, papà! Questa è la stanza dove dorme il piccolo Alexander. La luce ha svegliato il piccolo Alexander. Non piangere! Ti ho portato l'aspirapolvere, tesoro! E io la tromba! Fermi! Mi è appena venuto in mente un altro sistema silenzioso che usavamo per addormentare George. Ma sì, certo! Lo portavamo a fare un giro in macchina. Scendo subito a prepararla. Non uscire! C'è l'allarme! Papà Pig ha fatto scattare l'allarme. Il rumore sveglia tutti i vicini. Arriva la signorina Coniglio a bordo del suo elicottero d'emergenza. Ehi, voi là sotto, state tutti bene? Ho sentito l'allarme! Sì, tutti bene! Perfetto! Arrivederci! Il rumore dell'allarme e dell'elicottero hanno fatto addormentare il piccolo Alexander. Ci ha messo pochissimo questa volta, meno male! Tutto grazie al mio chiassosissimo paparino! Ottimo lavoro, Papà Pig! Dovresti venire più spesso qui da noi! In barca a vela! Nonno Pig vuole fare un giro in barca con Peppa e George. Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig! Questi sono il signor Cavallo e la signora Corgi. Sono soci del circolo velico. Buongiorno! Stiamo uscendo per un giretto in barca a vela. È ancora un po' presto per andare a vela. Già! Adesso non si può uscire in barca a vela. Grazie tante per i vostri consigli. Ci vediamo più tardi. Nonnino, i tuoi amici hanno detto che è ancora presto per la barca a vela. Non hanno idea di quello che dicono, te l'assicuro. Oh, puffarbacco. La barca di Nonno Pig è arenata sulla sabbia. Ma non c'è acqua da nessuna parte, nonno. È vero, evidentemente c'è bassa marea. Allora non si può andare in barca. Non ti preoccupare, l'acqua tornerà da un momento all'altro e così la nostra barca potrà galleggiare. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù! Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, Capitan Nonno! Ai posti di manovra! Io adoro andare in barca a vela! Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig! Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie! Arrivederci! Guarda, nonno, loro vanno più veloci di noi! Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela! Stiamo ballonzolando su e giù! La barca va su, la barca va giù! La barca va su, la barca va giù! Adesso sali, sale! Poi riscende giù, la barca va su e giù. E là, vento in poppa, Nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh, abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a Nonna Pig. Pronto? Pronto, Nonna Pig? Noi tre abbiamo deciso di trascorrere la notte in barca.
Hai calcolato male le maree? No, no, ma certo che no, è solo che... Siamo arenati sulla sabbia, nonnina! Ne ero sicura! Sarà una bella avventura, nonna Pig! Ci vediamo domani mattina! Dove dormiremo stanotte, nonno? Qui sotto! La cabina ha due belle cuccette tutte per voi! E io invece dormirò qua su in coperta, sotto il cielo stellato. Ciao, nonnino, buonanotte! Notte, sogni d'oro, Peppa e George! Peppa e George si sono addormentati nelle cuccette. Nonno Pig dorme su in coperta. E le stelle brillano nel cielo. È mattina. Stiamo di nuovo ballonzolando su e giù! Guardate, nipotini miei, l'acqua è tornata! Evviva! La barca del nonno è tornata a galleggiare! È il momento di rientrare a casa! Sempre ai tuoi ordini, capitan nonno! La barca va su e giù! Nonna Pig è venuta a prendere Peppa e George. Ciao, nonna Pig! Oh, Mike! Ciao, ciao, nipotini miei! Allora, vi siete divertiti? Sì! Ci siamo arenati sulla sabbia e poi abbiamo fatto un pigiama party. Peppa adora navigare. Tutti adorano navigare. Elicottero di soccorso. Peppa e la sua famiglia sono alla festa dell'estate. Guardate, un'esposizione di mezzi di soccorso. Nonno cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma Pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora Coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo! D'accordo, saltate su! Che peccato! Non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva! Stiamo salendo in cielo! Certo! E può salire su in verticale. Oh! Scendere giù in verticale. Evviva! Evviva! Oh! E anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza, emergenza, chiamata per l'elicottero di soccorso. Sto arrivando. Siete fortunati, c'è un lavoro da fare. Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora Coniglio. Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor Toro. Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita. Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma papà è rimasto solo! Pronto? Papà Pig? Potresti tornare a casa da solo. La signora Coniglio ci sta dando un passaggio. Sì, va bene. Papà, papà! Siamo andati su e giù e poi abbiamo anche fatto il giro della morte. Oh, quanto mi dispiace di essermelo perso. Ci vediamo a casa. Ma chi ha messo qui quel grosso tubo? Ah, ho trovato. Farò una scorciatoia. Che guaio. C'è un po' di fango. Avanti, macchina. Papà Pig ha bisogno di andare a casa. Papà Pig è bloccato. Chiederò a nonno cane di venire col carro attrezzi. Pronto? Qui il soccorso stradale! Sono bloccato nel fango. Può venire in soccorso, per favore? Mi scusi, Papà Pig, ma sto spostando un grosso tubo di metallo che qualche incosciente ha lasciato in mezzo alla strada. La metto in contatto con un altro servizio di soccorso. Pronto? Qui i pompieri.
sono bloccato nel fango. Può venire in mio soccorso, per favore? Mi scusi, papà Pig, ma sto salvando una tartaruga che è bloccata su un albero. Vieni giù, Tiddles. Non capisco perché ti piaccia tanto arrampicarti sugli alberi. Sei una tartaruga. Non si preoccupi, la metto in contatto con il servizio di soccorso più elevato del paese. Cos'è questo rumore? Ma io sto volando! L'elicottero della signora Coniglio ha salvato papà Pig. Evviva! Che fortunato, papà! Così ha fatto anche lui un giro in elicottero. Gli facciamo vedere di cosa è capace il mio elicottero? Sì! Può salire su in verticale. Wow! E poi scendere giù in verticale. Wow! E anche fare una bella giravolta! A tutti piace andare su e giù e girare e girare sull'elicottero della signora Coniglio. Alex! Oggi i cugini di Peppa e George vengono a trovarli. Mammina, quanto tempo ci vuole prima che arrivi la cugina Chloe? Non molto, Peppa. Viene anche il piccolo Alex, ricordatelo. Oh, i neonati piangono e urlano sempre. Sono tanto rumorosi. Sono sicuro che il piccolo Alex non sarà poi tanto rumoroso. Che cosa sarà questo suono? Sarà l'allarme di una macchina. Forse è la sirena dei pompieri. No, è solo il piccolo Alex. Ciao, Peppa! Ciao, ciao, George! Ciao, ciao, cugina Chloe! Ehi, salve a tutti! Bene arrivato, zio Pig! Buongiorno! Buongiorno, zia Pig! Ti ricordi ancora del piccolo Alex, non è vero, Peppa? Certo! Pensate di fermarvi qualche giorno? No, queste sono le cose che servono al piccolo per un giorno solo. Non si può andare da nessuna parte senza portare tutta questa roba. Ciao, come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo. Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale, sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Oh, continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No, mamma. E qual è stata la prima parola che ha detto George? Dinosauro! La prima parola di George è stata dinosauro. Mi sembra che qualcuno abbia aggredito il pranzo. Già, ora deve fare il bagnetto. Il piccolo Alex fa il bagnetto. Questo è il signor dinosauro. Sai dire dinosauro? Oh, lui non sa ancora parlare, Peppa. Ma prima o poi imparerà a parlare. Così voi saprete che cosa vuole, no? E adesso che cosa ti andrebbe di fare, piccolo Alex? Credo che gli piacerebbe andare a fare una passeggiata. Beh, Peppa, lui non sa ancora camminare. Però può uscire con il passeggino. Che bel passeggino, molto pratico. Già, 5 marce, telaio in lega e ABS, tutto di serie. Bla bla bla, i papà parlano sempre in modo incomprensibile. Ad Alex piace quando parli tu, Peppa. È perché quello che dico io è molto interessante. Quello lassù è il cielo, tu sai dire cielo? Wow. E da lassù, dal cielo, viene giù la pioggia. Tu sai dire pioggia? La pioggia piace alle anatre e fa bene alle piante. E crea le pozzanghere di fango!
Peppa ha trovato una grossa pozzanghera di fango. Guardami, Alex! Sto saltando su e giù in una pozzanghera di fango. Io adoro saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Fango! Alex ha detto la prima parola della sua vita. Fango! Evviva! Fango! E sono stata proprio io a insirrovo di more. Peppa e la sua famiglia sono a casa di nonno e nonna Pig. Oggi ho deciso di fare una squisita torta di mele e di more. E avrò bisogno di voi coraggiosi esploratori per cogliere i frutti. Agli ordini, nonna Pig! Nei cestini ci mettiamo le mele. E nei secchielli ci mettiamo le more. Per prima cosa la parte più semplice, e cioè raccogliere le mele. Contiamo tutti fino a tre e poi scuotiamo forte l'albero. Uno, due, tre! E adesso cogliamo le more. Perché non facciamo una semplice torta di mele, mamma Pig? Perché le more nella torta sono molto gustose, nonno Pig. Va bene, adesso inizia la parte difficile. Però questo è proprio un rovo di more con i fiocchi. Questo cespuglio di rovi si trova qua da quando ero piccola così. È un arbusto troppo cresciuto. Avrei dovuto sradicarlo molti anni fa. Nonnino, perché mai dovresti togliere il rovo delle more? Non mi piace per niente il modo in cui mi osserva. Ma che dici, nonno? È solo un innocuo rovo. Ed è carico di splendide more gustose. George ha notato alcune grosse e succulente more. Attento, George, potresti pungerti con le spine. Per prendere le more difficili da raggiungere, ho un bastone. Nonno Pig, sei un nonno fantastico. Ma le migliori more sono quelle che si trovano nel punto più alto. Per questo ho portato la mia scala. Non ti sporgere troppo, mi raccomando, mamma Pig. Non ti preoccupare, mi arrampico su questi cespugli di more da quando ero piccolissima. Sì, ma ora non sei più tanto piccola. So quello che faccio. Ai ai, mamma Pig è caduta nel rovo. Mamma, riesci a uscire da lì? No, mi sono impigliata. Sei imprigionata in un rovo di more, proprio come la Bella Addormentata. Cosa? Tanto tempo fa c'era una principessa che si chiamava la Bella Addormentata. Un giorno si addormentò, crebbero tanti rovi e rimase lì per 100 anni. Ah, è una bella storia, Peppa. Arriva Susy. Ciao, Peppa. Ciao, ciao, Susy. La mia mammina è rimasta imprigionata in quel rovo di more e ci rimarrà per almeno 100 anni. Come la Bella Addormentata. E verrà salvata da un bellissimo principe con il suo bacio incantato. Alla mia mammina oggi è capitata questa avventura bellissima. Vorrei tanto che anche la mia mamma avesse un'avventura come questa. Qualcuno può pensare ad un modo per farmi uscire da qua? Non ti preoccupare, mammina. Fra 100 anni esatti, un bellissimo principe verrà a tirarti fuori da lì. Sono io quel bellissimo principe. Nonno Pig, mi presti le tue cesoie da potatura, per favore? Un grandissimo piacere, o prode messere papà Pig. Fatevi indietro, per favore. Meriti questo, brutto rovo spinoso. Evviva! Principe adorato. Principessa cara. Veramente dovevi rimanere là dentro per 100 anni esatti? Mi sono bastati 5 minuti, tesoro. La mamma si è trasformata in un rovo di more. Pensavo che queste cose succedessero solo a me. Resta ferma mentre cogliamo le more. Su, portiamo tutti questi frutti a casa da nonna Pig. Nonna! Poi la mamma è caduta nel rovo ed è rimasta là imprigionata. E poi si è messa a gridare: oh, aiutatemi, aiutatemi! Poi è arrivato Papino e l'ha messa in salvo. Fine della storia. Ti ringrazio, Peppa, ma questa storiella ce l'hai raccontata abbastanza per oggi. Ma è divertentissima! Una cosa è sicura, non voglio mai più rivedere una mora in vita mia. Quindi non vuoi neppure assaggiare la torta di mele e more? Beh... è deliziosa. Mamma Pig adora la torta di mele e more. Tutti adorano la torta di mele e more. Più da te. Peppa e George giocano a casa di Zoe Zebra.
I piccoli Zuzu e Zaza stanno creando una giungla con la plastilina. George ha modellato un dinosauro con la plastilina. Peppa e Zoe stanno facendo un picnic con i pupazzi. Buongiorno, signor Scimmia. Le posso offrire una tazza di tè? Il signor Scimmia dice sì. Qual è la parola magica, signor Scimmia? La parola è per favore. Oh, ma noi non abbiamo un servizio da tè. Potremmo fare un servizio da tè di plastilina. Sì. George, possiamo usare un po' della tua plastilina, per favore? No! Zuzu, Zaza, dobbiamo fare un servizio da tè per il nostro ricevimento di pupazzi. No! Su, voi potete aiutarci a farlo. Io faccio la teiera. E noi facciamo le tazze da tè. Ecco, ora signor Scimmia può avere il tè. Questa teiera è troppo morbida. Le vere teiere però non sono morbide. La mia mamma sa fare dei veri servizi da tè. Lei lavora con la creta, sai, Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide. Così potranno contenere dell'acqua vera. Va bene, venite con me. Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche. Facciamo questo servizio da tè. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida, così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. È facilissimo, mamma Zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Ah no, ho rovinato tutto, uffa. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un baco fatto di creta che non può far la seta! È un verme tutto a zigzag! Poi lo facciamo girare in tondo così! Mamma Zebra ha un po' di bitorcioli! Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico! Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze! Sì, ma per un servizio da tè servono più di due tazze. Lavoriamo tutti insieme, dai! Sì! Dinosauro! George ha fatto il solito dinosauro. George non sa fare altro che dinosauri, che noia! Oh, che dinosauro spaventoso! Ora dobbiamo cuocere il servizio nella fornace. Per far indurire la creta, si mette in una fornace. Il servizio da tè sarà pronto. Evviva! Ora lo pitturiamo. Tutti dipingono il servizio da tè con colori brillanti. Il servizio da tè è finito. Ora possiamo fare il ricevimento dei pupazzi. Ognuno avrà la sua tazza da tè personale. Oh! Ci siamo dimenticati la teiera, però! Idea! Come teiera possiamo usare il dinosauro di George, che ne dite? Sì! Riempiamolo di acqua del rubinetto. Evviva! Questo è il miglior servizio da tè del mondo intero! Lo sanno tutti che i servizi da tè più eleganti hanno sempre un dinosauro come teiera. Teiera! Papà Pig si prepara per andare al lavoro. Bene, ho preso tutti i documenti che mi servivano. Ciao! Ciao, ciao, papino! Mammina, possiamo fare un gioco insieme? Certo! Cosa vi piacerebbe fare? Dinosauro! Oh, George! Tu rispondi sempre così, dinosauro, per qualsiasi cosa! Facciamo un aeroplanino! A George piacciono gli aerei. Possiamo fare un aeroplanino che può volare davvero? Sì, e per farlo non ci serve che un po' di carta. Sappiamo noi
noi dove trovarla. Andiamo, George! Nello studio di papà la carta non manca. Ecco la carta, mammina! Perfetto, piccolino! Mamma Pig fa un aeroplanino di carta. Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. E ora tocca a me! L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai! L'aereo di George fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Proviamo a fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu. Peppa e George hanno fatto un grosso aereo blu. Papà Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare! Ciao, ciao, aeroplanino blu! Oh, 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 ciao, ciao! Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papà Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. Anche questo è uno dei documenti di lavoro che ti servivano, Papino? Sì! Grazie, Peppa. Perché mi hai portato al laghetto delle anatre? Oh, ora capisco. Grazie mille, Paperella. L'unico documento che mi manca a questo punto è un enorme foglio di carta blu. È molto grande ed è blu. Proprio uguale all'aeroplano che hai tirato lontano lontano, Papino. Oh, quello che tutti abbiamo salutato con un ciao? Sì, forse dovrei fare una telefonata in ufficio. Questo è l'ufficio di Papà Pig. Buongiorno, Papà Pig. Li hai trovati, quei documenti? Ne ho trovati solo alcuni. L'unico che ci serve davvero è quel grande foglio blu. Quello può essere un problema. Il mio papino l'ha buttato via. Ha buttato quel foglio? Sì, è volato lontano, lontano. Ah, eccolo qua. È appena atterrato sulla mia scrivania. Eh? È stata un'idea davvero geniale farne un aereo di carta e tirarlo in direzione del nostro ufficio. Oh, sì! Beh, in effetti sono un grande esperto di lancio di aeroplanini. Molte grazie, Papà Pig! Ora che il foglio blu è consegnato, Papà Pig si gode il meritato riposo. Ah, che relax! Papino, ci serve il tuo giornale, ce lo dai per favore? Per farne cosa? Per fare tanti nuovi meravigliosi aeroplanini! Il compleanno! Il signor Zebra, il postino, consegna una lettera a casa di Peppa. Guarda, qualcuno ha ricevuto l'invito ad una festa. Sarà sicuramente per me. C'è scritto a George Pig da Edmond Elefante. Per favore, vieni alla mia festa. Non c'è scritto per George e Peppa. No, solo George. Tanto non sarei mai andata ad una stupida festicciola per i piccolini come George. Pronto? Oh, è per te, Peppa. È Emily Elefante. Pronto? Pronto, Peppa. Che ne dici? Ti andrebbe di venire alla festa di Edmond come mia amica? Oh, sì, grazie tante. Mia mamma vuole che le diamo una mano con i piccolini. Davvero? Sì, possiamo aiutarla. Lo sai che anche Danny e Susie ci daranno una mano? Oh, bene, ciao. Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante. Oh, ecco i miei assistenti. Buongiorno, signor Elefante.
Direi che la festa può cominciare. Alzi la mano chi vuole giocare alle belle statuine. Adesso vi dico le regole del gioco. Quando la musica parte, ballate. E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine. Pronti? Ai posti? Via! Dovete ballare quando c'è la musica! Tu stai ancora battendo le palpebre, sei fuori! Occhi, orecchie, ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Evviva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma, abbiamo finito di giocare alle belle statuine! Molto bene! Adesso giochiamo a passa il pacco! Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino! Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco. Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia! Non perdere tempo, Richard! Anche tu devi togliere uno strato di carta! Richard ha vinto una medaglia! George ha vinto una medaglia. Passa il pacco, forza! Ai ai, George non vuole passare il pacco al vicino. Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza! Edmond ha vinto! Mamma, anche il gioco del pacco è finito! Oh, magnifico! È ora di fare merenda adesso! Ah, i più grandi hanno occupato tutti i posti! Questa è la festa di Edmond, ricordate? I più grandi mangeranno dopo i piccolini! Ah, è vero! Siamo noi i più grandi! Succo di frutta! Gelato! Ancora, grazie! Tanti auguri a te, piccolo Edmond! Tanti auguri a te, Edmond! La festa è finita! Complimenti agli assistenti! Avete lavorato davvero sodo! Sì, non è per niente facile occuparsi dei più piccolini! Ho bisogno di riposarmi un po'! E io ho bisogno di una vacanza! Fischiettando! È una radiosa mattinata di sole e Papa Pig legge il giornale. Papino, che cosa stai facendo? Sto leggendo il giornale, Peppa. Però stai facendo un suono buffo, come mai? Sto fischiettando. Oh! Fischiettare è divertente, dovresti provare. Ma non so come si fa. È facile, devi soltanto unire le labbra e poi soffiare. Metti le labbra a forma di O, provaci. In questo modo. E poi puoi fischiare una melodia. Oh, la mia bocca ha una forma che non funziona. La tua bocca è perfetta. Devi soltanto esercitarti. Hai visto? È impossibile. Ci vuole del tempo per imparare a fare le cose importanti, come andare in bicicletta oppure suonare il pianoforte. Io ho impiegato anni per imparare a scuotere le orecchie. Dindirindina! Mamma Pig è in cucina a preparare i biscotti. Cosa stai facendo, Peppa? Sto esercitandomi a fischiare. Oh, ho capito. Mamma, tu sei capace di fischiare? Non lo so, non ho mai provato. Ci vuole tantissimo esercizio. Ce l'ho fatta! Mamma Pig sa fischiare. Fa
facile per te, riesci a fischiare perché sei vecchia. Grazie, Peppa. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Adesso riesci a fischiare? Non c'è niente da fare, papino. Io non riuscirò mai a fischiare. È inutile. Ma ti sei esercitata? Sì, tanto. Però non ha funzionato, purtroppo. Hai bisogno di un po' di riposo, Peppa. Tieni, prendi un biscotto. Sono caldi, devi soffiare. Oh, e questo che cos'è? A me è sembrato il suono di un fischio, Peppa. Che bella melodia. Peppa ha imparato a fischiare. Io so fischiare. Litigio. Peppa e Susie Pecora stanno giocando a carte. È uguale, ho vinto. Susie è la migliore amica di Peppa. Guarda, ho vinto ancora io. Secondo me hai imbrogliato. Non è vero. Prima hai guardato le carte. Non è affatto vero. Non voglio giocare con una come te mai più. Sono io che non voglio giocare mai più con te. Oh no, Peppa e Susie hanno litigato. La signora Pecora è venuta a prendere Susie. Peppa, saluta la tua amica, forza. Non voglio parlare con lei. E io non voglio parlare con lei. Oh, farete pace in fretta. Siete sempre state buone amiche. Non ci penso neanche. Lei non è più la mia migliore amica. Il papà ha preparato la cena. Peppa! George! Venite a mangiare! La pasta è pronta! C'è forse qualche problema? Peppa e Susie oggi hanno litigato. A dirla tutta, sento la sua mancanza. Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig. Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa. Mi dispiace di averti detto che hai barato. Anche se in effetti era la verità. Bene. E a me dispiace di essere stata la tua migliore amica. Oh! Non ho bisogno di lei. Posso benissimo trovarne un'altra. Non c'è problema. È una bellissima giornata. Tutti i bambini sono al parco giochi.
Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico, Pedro Pony. George sta giocando con il suo migliore amico, Richard Coniglio. Dondolo! Dondolo! Susie Pecora è sull'altalena, da sola. Peppa sta giocando a minigolf, da sola. Arriva Emily Elefante. Posso giocare anch'io? Certo! Emily, Susie Pecora era la mia migliore amica, ma non lo è più. Quindi potresti prendere tu il suo posto. Ma la mia migliore amica è Candy Gatto. Oh. Miau. Whee! Zoe, se vuoi, puoi essere tu la mia migliore amica. Ma io ne ho già una. È Rebecca Coniglio. Oh. Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Finalmente! Allora siete tornate ad essere amiche. Noi non siamo amiche. Non lo siamo e non lo saremo mai. Penso che sia il momento giusto per fare la pace. Peppa, coraggio, chiedile scusa. Soltanto se lei chiede scusa prima. Soltanto se lei chiede scusa prima. Ho un'idea. Conterò fino a tre e lo direte insieme, nello stesso momento. D'accordo. Uno, due, tre. Scusami. Brave, ora sarete di nuovo amiche. Evviva! Susie, giochiamo a minigolf. Buona idea. Peppa e Susie hanno fatto la pace. Prima io. È il mio turno. Quella rossa è caduta nel buco, quindi ho vinto io. Ma è stata la mia a spingerla dentro. Ho vinto io! Non puoi inventare le regole, capito? Sei tu che ti inventi le regole! Ho vinto io! No, ho vinto io! Voi due siete proprio uguali! Per questo Susie è la mia migliore amica fra tutti quanti! E Peppa è la mia migliore amica e sarà così per sempre! Ai vecchi tempi! Susie Pecora è venuta a giocare a casa di Peppa. Ciao, ciao, Susie. Ciao, ciao, Peppa. Ho portato una cosa da farti vedere. Guarda un po'. Che cos'è, Susie? Questa è una fotografia. Riesci a indovinare chi è? Oh, sì, è una pecorella neonata. Sì, sono io. Ma tu non sei una pecorella neonata. Lo so, questa è una vecchia foto. Me l'hanno scattata quando ero piccola. Smettila di prendermi in giro, Susie. Non lo sai che tanto tempo fa anche tu sei stata piccolina, Peppa? No, non è vero, non ci credo. Se non vuoi credermi, vallo a chiedere alla tua mamma. Mamma Pig sta lavorando al computer. Mammina! Dimmi, Peppa. Susie mi racconta una montagna di sciocchezze. Ma no, non è vero. Mi ha detto che tanto tempo fa io ero una neonata. Beh, ha ragione, è proprio così. Guarda, dovrei avere delle foto sul computer. Indovina un po' chi è? È Alexander! Alexander è il cuginetto di Peppa. No, quella sei tu da piccola, Peppa. Quando eri neonata! Che cosa avete tanto da ridere qui? Guarda, papino, quella è una mia fotografia di quando ero appena nata. Mi ricordo di quella foto, Peppa. Risale al primo giorno che siamo entrati in questa casa. Come il primo giorno? Quando eri piccola, ci siamo trasferiti in questa casa. Abbiamo caricato tutte le nostre cose sulla macchina. Mamma Pig ha appeso delle fotografie alla parete. E tuo padre ha fissato al muro una mensola. Poi nonno Pig ha piantato degli splendidi fiori in giardino. Dove sono finiti gli splendidi fiori piantati da nonno Pig? Se ne è occupato tuo padre. Beh, ecco, questo terreno non era molto adatto a quei fiori. Oh. E poi avevate bisogno di spazio per giocare. A te, Susie, piaceva tanto giocare in giardino. Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo, tu e Susie siete sempre state buone amiche. Allora, tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere. Ma no, Peppa, eravate troppo piccole. Non sapevate ancora camminare. Peccato. E allora cosa facevamo? Piangevate?
facevate i ruttini e ridevate. Eravamo solo neonate. La piccola Susie e la piccola Peppa. Gugu gaga, gugu gaga. Dopo un po' avete iniziato a camminare. E George dov'era? Nella mia pancia, non era ancora nato. Sì, eri dentro il mio pancione, George. Anche tu hai un bel pancione, papino mio. Non ci sarà mica un neonato lì dentro. Oh, 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 no, Peppa. Questo bel pancione è un ammasso di muscoli. E poi è nato George. Gugu caca! E i nonni gli hanno fatto un regalo molto speciale. Indovina un po' cos'era? Il signor dinosauro! Proprio così! E tu e Susie non facevate altro che correre in giro e saltare. Poi, un bel giorno, tu hai trovato una cosa meravigliosa. Mamma pozzanghia! Peppa, se vuoi saltare nelle pozzanghere, devi indossare gli stivaletti di gomma. Ti piaceva molto saltare nelle pozzanghere di fango. E mi piace anche adesso! Aspettate, vi scatto una foto! A Peppa piace tanto saltare nelle pozzanghere di fango. Le è sempre piaciuto tanto saltare nelle pozzanghere di fango. Circo di Peppa! È una bellissima giornata di sole. Peppa e i suoi amici vanno a trovare nonno e nonna Pig. Cos'era quel rumore? Nonno Pig sta montando un tendone a strisce in giardino. Guardate il circo! Evviva! Nonno, nonno, ci piacerebbe entrare nel circo. Di quale circo parli? Qui intorno non vedo nessun circo. E allora a cosa serve quel tendone a strisce? Questo è per il ricevimento all'aperto di nonna Pig. Cos'è un ricevimento all'aperto? È una festa in cui gli adulti chiacchierano e mangiano. Che strano modo di sprecare un tendone così bello! Se dentro ci fosse il circo sarebbe molto più bello! Allora perché non organizzate voi un bel circo? Sì! E lo chiameremo il Circo di Peppa! Hai finito di montare il tendone, nonno? I nostri ospiti saranno qui tra poco! Ciao, nonna! Possiamo fare il circo nel tendone a strisce da ricevimento? Ma sì, è un'idea stupenda! Dobbiamo travestirci! Hai ragione! Vado a prendere il cesto dei costumi! Al circo ci sono i pagliacci! Ci sono i sollevatori di pesi! Ci sono i giocolieri! Il mio papà lavorava al circo una volta! Che bello! E qual era il suo lavoro? Vendeva i biglietti! Eccomi! Sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto. Peppa trova un cappello a cilindro. Danny Cane trova dei pantaloncini a pois e dei baffi finti. Pedro trova un costume da pagliaccio. Qualcuno vuole essere truccato? Io, grazie! Voi che artisti del circo volete fare? A me piacerebbe fare il pagliaccio. Per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio. Va bene, allora il pagliaccio lo farai tu. Io invece voglio fare il sollevatore di pesi. Va bene, Danny, farai il sollevatore di pesi. E io voglio fare il giocoliere. Ma il giocoliere volevo farlo io. Brava! D'accordo, il giocoliere lo farai tu. Nonno Pig, purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire: benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti, vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Benvenuti, signore e signori. Benvenuti in questo fantastico circo. Per cominciare,
sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto! Grrr! E adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli! Continuate ad applaudire, vi presento Danny, sollevatore di pesi! Anch'io ho fatto il sollevatore di pesi. Riuscivo a sollevare niente meno che i trattori. E ora Emily si esibirà come giocoliere con le patate e con un uovo. E infine risate a crepapelle con Pedro, il nostro pagliaccio. Ma già state ridendo? La parte divertente deve ancora venire. Oh! Questa era la parte divertente. Era davvero un numero da risate a crepapelle. Grazie a tutti! Era l'ultimo numero dell'incredibile e impossibile circo di Peppa! E questo è il circo più bello e divertente che abbia visto in vita mia.